Sago Radio 24, la TV come non l'hai mai vista. Buonasera cari amici, oggi è lunedì, come al solito va in onda parola alla fida, parola in tasca alla fida. Allora, come sappiamo, degli autori che scriveranno altri libri dovevano essere tre, ma sono soltanto in due. Andrea, ti saluto e saluto anche la nostra giudice Cristina. Sì, poi Milena, saluto te, saluto le nostre ospiti, ovviamente la nostra giudice Cristina e anche tutto il pubblico che ci sta seguendo, che tra poco, quando daremo il via, potrà iniziare a votare la nostra autrice preferita. Salutiamo nel frattempo Anna Copertino, che come abbiamo detto, un'autrice che non può essere presente lei, che comunque la salutiamo tanto e speriamo di ritrovarla quando vorrà tornare alla nuova sfida il prossimo anno, quando la rifaremo, che gli daremo il via alle prenotazioni. Quindi passo subito la parola al nostro giudice per iniziare il sorteggio e vedere chi deciderà a rispondere tra Michela e Ilenia. Ah, buonasera. Intanto, nel frattempo vi saluto entrambi e poi a voi ovviamente, Michela e Ilenia, come detto prima, però approfondisco i saluti a voi per salutarvi direttamente di persona adesso. Grazie, grazie mille Andrea, grazie Cristina, Milena e Michela, sarà un piacere sfidarci a colpi di parole e pensieri. Grazie a te Elenia, grazie a Cristina, Andrea, Milena, grazie a tutti e idem, sarà un piacere anche per me, veramente. Mi raccomando, vi ricordo che avete i minuti contati, quindi parliamo di libri. Sì, quando ovviamente la nostra giudice sì, ovviamente dal via, sì, lo ricordiamo sempre, avranno tre minuti di tempo e ovviamente i libri devono essere tenuti segreti fino all'ultima della diretta, in questo caso fino a questa sera quando non verranno svelati. Se verranno svelati prima, si sa come pena la squalifica dal gioco, questo ci teniamo a dirlo. Esatto. Quindi Cristina, ti lasciamo nelle mani di Michela e di Lenia per fare il sorteggio. Allora, io ho qui i vostri nomi chiusi in una ciotola con dei bigliettini, quindi adesso io sto mescolando, quindi mi date una delle due lo stop, così inizio a tirare sul primo bigliettino, vediamo chi inizia tra di voi. Oh. Allora. Vi ricordo intanto nel frattempo che il biglietto Michela e Elena, che le domande possono essere o con tre soluzioni di cui una giusta o una risposta secca o qualche domanda tra loro con una risposta secca. Allora la prima iniziale è Michela. Ok. E la seconda, perfetto, in automatico è Ilenia. Adesso apro il biglietto giusto per far vedere che i bigliettini erano stati fatti entrambi. Ok. Esatto, io faccio per Cristina, prima che inizi, faccio una precisazione dalla volta scorsa, che comunque è influente per il voto finale proprio, di un voto che è arrivato da parte di Isabella Galeotti, che aveva scritto Mariella Giuni anziché Marinella Giuni, perché io ho dato per giusta Mariella Giuni, ho annullato Marinella Giuni. Quindi mi chiedo scusa io per l'errore che ho fatto, ma alla fine il voto è sempre quello. Quindi non pregiudica niente sulla valutazione finale. Ti tenevo a dirlo per correttezza. Ok, grazie. Ecco, dopo lo ripetiamo. Allora, adesso io vi farò delle domande che vanno dalla numero 1 alla numero 10, ok? Uh-huh. E vediamo tra di voi chi si aggiudica, diciamo, il punteggio, che va a 3 punti per chi ha fatto maggiore risposte esatte e 2 punti per la minore risposta esatta, ok? Okay. Allora, visto esatto, che ovviamente la prima che di voi sbaglia risponderà per seconda alle domande che faremo io e Milena e riceverà 2 punti. Ok, e perché l'altra ospite non c'è, ovviamente. Allora, Michela, parti tu con dammi un numero da 1 a 10. 8. Allora, la domanda numero 8 è una domanda a tranello, attenzione. Allora, beh, beccano subito. Se in una gara... Dimmi? Allora, se in una gara, la persona che era in secondo posto, in che posizione finisci? Se io sono al secondo posto, sai che io sono... Perdonami. Allora, è una gara, io sono al secondo posto, in che... Dove arrivo?
Allora, se Se in una una gara gara superi la seconda superi che la sta al secondo persona posto, in che... quale, dove finisci? Andrea, così non ti capisco se mi... Il terzo. Ragazze, va bene così. Matematica No, 1 eri al e secondo posto perché vuol dire che eri al terzo posto. secondo 2. Quindi ero al primo. Sì, vabbè, pazienza, E dai, ma va bene. secondo. E niente, Vabbè, Ilaria, tocca. tranquilla, non Allora, Michela, importa. tu alla fine ce l'hai 2 punti più quelli che ti dà il pubblico. Adesso stai, Ilaria, a vedere se indovina la che fa la cattina, riceverà 3 punti, altrimenti ne riceverà 2 anche lei. Ok, allora andiamo con il numero 3. Allora, Ilenia, che numero? 3. Numero 3? Sì, tre. Ok. Allora, in quale città? Sì, ok. Allora, in quale città morì Giuseppe Parini? Torino, Roma, Milano. Non la so, onesta. Vabbè, proviamo. Milano. Esatto. Sì. Ok, allora tu Ilenia partirai con 3 punti. La fortuna del tirare a indovinare. Ok, intanto vi inverto un attimo di posizione, così almeno Ilenia risponde per prima alle domande che adesso faremo di Milena e Michela per seconda. Va Cristina benissimo. intanto segna 3 punti per Ilenia e 2 per Michela, che dopo se sommeranno come abbiamo detto alla Sì. fine. Ok. Ok, Ok, fatto. allora scelgo la numero 9. No, a posto, noi abbiamo fatto, adesso dobbiamo fare iniziare le domande io e Milena. Ah, Ah, vabbè. ok. No, allora, adesso no, le domande sono terminate. Adesso dalle domande che vi farà Milena e Andrea avrete poi i 3 minuti di tempo ciascuno. Ok, Però perfetto. ovviamente quando partirà il tempo ve lo dirà lei adesso quando sta il momento. Al momento però Ve lo siete dico senza io tempo. quando parte il tempo. Ok, era perché Cristina e Andrea avevamo preso la mano con Michela, quindi volevo farle Però tanto siamo in tanto finché non c'è qualcuno di voi che sbaglia. se volete, dopo la trasmissione ve leggo anche le altre domande. Vabbè. Allora, partiamo subito con la prima. Mostra il libro dicendo il titolo e quale c'è è stato pubblicato. Ok, vai Ilenia, Leggo. 3 minuti. Ok. No, adesso ancora no, non è partito il tempo. Ok, posso mostrarlo quindi? Sì. Sì, vai, vai. Ok, questo è il libro che ho pubblicato. Si chiama Comorebbi, Riflessi di luce e consapevolezza. È una raccolta di poesie edita dalla casa editrice Pequod che raccoglie 71 componimenti poetici che ho scritto nell'arco, insomma, di 4-5 anni. Io, come ho detto un po' nella prefazione, dichiaro che è come se l'avessi scritto in 30 anni di vita, perché di fatto un'opera letteraria viene sì realizzata in relativamente pochi anni, ma poi il vissuto che ci si porta dietro è quello che ci permette poi di realizzare, di pensare le poesie o gli scritti che vengono Ok, basta, aggiunti Ilenia. nei pezzi. Ilenia, solo il titolo dovevi dire. Ok. Michela. Tranquille. Allora, il libro. Bella strillato, ecco. Ok. Brava. Essenza rara. Pubblicato dalla CTL di Livorno, Danilo Bozzi. Ok, vai Andrea. Ok, allora io vi faccio la domanda successiva. Ci dovete parlare solo un po' di voi senza dire nulla del libro che tra poco presenterete. Quindi raccontateci brevemente di voi. Giusto Vai per Lenia. farvi un punto conoscere anche a chi ci sta guardando che non vi conosce. Ok, allora inizio io. Sono Elena Vesperini. Sono una giurista che però opera nel campo delle traduzioni e del supporto a startup e PME innovative. Comorebbi è il mio primo libro di poesie e spero insomma di poterne pubblicare molti altri. Mi sono avvicinata alla poesia per il piacere che ho Leona, ricavato. scusami, devi parlare solo di te.
Ok, va bene, allora stop, siamo ok. Vai, Michela. Sono una mamma a tempo pieno e praticamente adempio a tutto quello che ne concerne sulla famiglia. La famiglia è splendida, mi sostiene e il mio progetto è proprio scrivere perché è praticamente ciò che faccio da bambina. Io credo che tanti lo dicono, però è la vera verità che tanti hanno ancora i miei diari con tutte le dediche, tutti iscritti. Bello. Ok, Andrea, la prossima domanda. Adesso vi ricordo No, che dalle prossime tocca a domande. Milena. Io A l'ho Milena, fatta passa adesso, Milena. tocca a Milena adesso. A Milena, Siamo dalla prossima domanda. un Come? po' confusionari stasera. Non so se... Ci sono io. Dalla Mettiamo in prossima soggezione. domanda, 3 minuti di tempo ciascuno. Ok. Irene, È devi rivolto a me praticamente il 3 minuti perché non riesco a tenerli. No, no, te lo dico io quando manca un minuto, tranquilla. Ok. Parla del tuo libro. Ok, Vai. Brebi, Riflessi, Luce e Consapevolezza è una raccolta di 71 poesie legato diciamo, esperienze di vita sia personali sia collettive, viste sotto una luce diversa in base alla mia interpretazione, alla mia sensibilità. E poi magari nel corso della serata avremo modo di approfondire meglio le varie tematiche che lo costituiscono. Ok, grazie Ilenia. Ah, Michele, Grazie a voi. anche tu la stessa domanda, 3 minuti. Allora, il mio libro è Senza Rara, è una raccolta di poesie, non solo, siamo al sesto libro, parteciperà lo Strega e nello stesso tempo scrivo di me e degli altri, perché tutto quello che mi accade è la mia vita, quindi io scrivo tutto e le sensazioni che uno e tante altre persone mi possono dare, quindi è la vita. Cioè, per me tutto racchiuso in un libro, no, la vita stessa racchiude Bene, me. Grazie. andremo. A voi. Ok, Prossima volevo chiedere domanda. appunto, visto che il libro vostro è un libro di poesie che purtroppo è, non ha personaggi, se ci volete un po' raccontare eventualmente la tematica, le rime, se è un libro di poesia, rime, versi liberi, raccontateci un po' come è strutturato questo libro. Sempre ovviamente nei 3 minuti da quando vi darà il via Cristina. Ok. Cristina, dai tu il via quando Elena può Ok, iniziare. vai, Ilenia. Ok, Ilenia, vai, parti. Comorebbi ha 71 componimenti poetici in verso libero, alcuni molto più lunghi e complessi, altri più corti, però ugualmente diciamo che hanno come base, come minimo con un denominatore, concetti legati sia alla mia esperienza diretta sia a esperienze di vita di altre persone analizzate in base alla mia sensibilità, alla mia visione della vita. Le poesie, diciamo, sono all'interno di questa raccolta che si chiama Komorebi. Komorebi è una parola giapponese che significa la luce che filtra tra gli alberi dei rami di un bosco. E significa appunto, è un fenomeno naturalistico, l'ho voluto traslare in chiave metafisica e a significare che la nostra vita e quella delle persone accanto a noi possono vivere tanti momenti di buio, di ombra, ma abbiamo il dovere verso noi stessi e verso gli altri di trovare questo comorebbi, quindi queste piccole luci che seppur flebili ci possono trarre fuori dalla sofferenza, dal dolore e dall'oscurità di momenti che sono appunto negativi. Quindi anche piccole cose, anche piccoli momenti di gioia possono in realtà rendere significativa un'esistenza, rischiararla e dare un senso a tutta la nostra vita e a quella degli altri. Ok, grazie. Grazie a te. Adesso, allora, Michela, anche te, 3 minuti da partire da adesso. Allora, il mio libro praticamente sono, come dicevo prima, tante poesie che descrivono la vita stessa. È un progetto di vita perché comunque
viene proprio dedicato a tutti. E questo mi permette comunque anche di devolvere tutto il ricavato a dei bimbi, che è il pediatrico di Savona, quindi è proprio un progetto a scopo proprio benefico, perché scrivo per gli altri, per donare. Io non voglio assolutamente nulla, quindi è introspettivo e che dire? Non sono abituata. E niente, sono in versi in rima invece, mi collego con te Elenia, sono in versi in rima, molto corti, molto brevi, non sono prolissi, sono adatti a tutti perché comunque sono scritte molto normali, molto semplici, e dentro al libro ci sono anche dei racconti, proprio che vogliono passare un messaggio di quello che sta accadendo, quindi portare la speranza, perché secondo me in tutta questa cosa un po' di bene c'è, e se tutti insieme lo riusciamo a fare, riusciamo a migliorare questo mondo che abbiamo. Grazie Michela. A voi. Allora, a partire da adesso io invito le persone che ci stanno guardando di votarvi, quindi mettere il vostro nome e cognome per intero per iscritto, quindi è nullo eventualmente di voto se ci sono altri aggiuntivi al nome e cognome. Quindi a partire da adesso, dalle prossime domande, il pubblico inizierà a darvi la votazione. Avete sempre Facciamo i tre. presente nel caso di Michela, visto che è Michela, mi è puntato da scrivere il cognome poi per intero Michela Minini, lo diciamo per correttezza, questo qui. Esatto. Allora, Ilenia, ci vuoi leggere qualcosa? Okay. Sì. Allora. 3 minuti da adesso, Ilenia? Sì, ma sarò più breve, stranamente, dei 3 minuti. Tranquilla, tranquilla. I 3 minuti te li puoi prendere tutti. Allora, vi leggerò la parte finale della prefazione che esplica un pochino cosa significa per me la poesia, e cosa ha significato scrivere poesie in un determinato periodo della mia vita. La mia priorità per vivere è scrivere poesie. Io ho un bisogno viscerale di farlo. È lì che risiede la mia forza. A volte mi è capitato che le parole scorressero libere e felici, come l'acqua di un ruscello di montagna. A volte che fossero difficili, inceppate, rotte dentro, come spesso mi sono sentita in certi momenti della mia vita. Ma nonostante tutta l'ombra che possa avermi ricoperto durante il mio cammino, non ho mai potuto fare a meno della loro luce per esistere. Scrivere poesie è la parte migliore di me, è quella parte di me che mi rende un essere umano migliore, che rende il mio essere umano. Brava. Brava Ilenia, Grazie. grazie. Grazie, grazie a Ok, voi. Nicola, 3 minuti anche te del tuo tempo. Io leggerò Sorella, che ogni libro è dedicato a mia sorella, che è il motore del mio progetto, che non c'è più. Quindi ogni poesia d'apertura sarà sempre per lei. Questa è Sorella. Sorella, non solo ombra. Guida, protettrice, scorgi nel bagliore del mattino, nel desiderio dell'abbraccio, in quel miraggio arrivato nel messaggio tra i sedimenti dei tempi, nei colori dei venti, emergi nei giorni perfetti e imperfetti, trovandoti tra gli specchi nei raggi riflessi, riequilibrando gli eventi. La tua alchimia rimarrà tra i profumi emersi in questi pianeti dispersi. Ti voglio bene. Grazie. A voi. Ok, la prossima domanda. Ok, allora i tre motivi per leggere il vostro libro e il perché. Ok, vai Ilenia, 3 minuti. Allora, il primo motivo è che io ho scritto questo libro non per, diciamo, velleità letterarie, ma perché in primis per me scrivere è stato una cura, quindi vorrei che queste mie parole potessero essere una cura per ciascuna persona che deciderà di lasciarsi attraversare da queste parole. Il secondo motivo è il fatto che tratto anche tante tematiche che non ho vissuto
e dico diciamo anche per fortuna perché alcune sono negative. Non ho vissuto direttamente, però ho cercato con un po' di empatia di immedesimarmi nelle persone che potessero aver vissuto una situazione simile. Quindi vorrei che queste parole possano essere magari una sorta di manuale di istruzioni per chi le leggerà, per poter comprendere più se stessi e i problemi che magari li stanno attanagliando e poter dare una soluzione, uscire fuori insomma da una soluzione negativa. Il terzo motivo è legato al fatto che, come dicevo appunto, queste parole per me sono state una cura. Per altre persone la cura può essere data da altre cose, può essere una persona che ci ama, una passione che noi perseguiamo o anche solo l'amore per noi stessi che ci fa dire devo trarmi d'impaccio da una situazione negativa, devo darmi la possibilità di vivere, non solo di sopravvivere. Quindi spero che attraverso il mio libro possa passare questo messaggio. Io ho tramutato il dolore in qualcosa di, spero, positivo, insomma, scrivere un libro e quindi l'idea è che chiunque legga possa trovare la propria ancora di salvezza che possa renderla nuovamente felice e piena di consapevolezza. Grazie Ilenia. Vai in Grazie. scena, 3 minuti anche te a partire da adesso. Il mio libro, essendo per tutti, quindi io lo consiglio a tutti, del primo motivo. Il secondo, perché fanno un'opera di beneficenza incondizionata per comunque dei bimbi. E terzo motivo, a me non me ne viene niente in tasca, e lo ripeto veramente a voce alta, perché tutti pensano, invece non me ne viene niente in tasca, perché ho avuto occasione ieri di toccare con mano questa cosa, esplicandola proprio agli effetti che va a finire tutto là con tutto dichiarato, quindi automaticamente questo è fare bene e dare tanto amore e credere anche chi fa del bene. Tutto lì. Ok. Bene. Allora, diamo lo stop al televoto, Milena, va bene? Va Quindi siamo benissimo. già arrivati allo stop finale, quindi i voti poi li vedremo alla fine. Quindi adesso non avete più i canonici 3 minuti, quindi potete spaziare. A questo punto, da dove è nata l'idea del titolo? Allora, l'idea del titolo è nata semplicemente perché in primis mi piace molto la cultura giapponese e quindi diciamo anche il fatto che spesso i giapponesi non esprimono in maniera così plateale come insomma un po' noi italiani, noi latini, delle emozioni e quindi komorebi era proprio una parola perfetta per indicare la bellezza di una rinascita che però è discreta. E quindi anche nelle piccole cose, anche nelle piccole conquiste quotidiane che possono sembrare spesso poco significative o marginali, si può però in realtà intravedere la bellezza di un'intera esistenza e di una rinascita, per quanto fitte possono essere le tenebre di quel buio, di quella sofferenza, di quel dolore che magari ci attanaglia o comunque attanaglia anche le persone attorno a noi che possiamo amare. Quindi il titolo è un po' venuto da questa insomma consapevolezza in virtù anche del fatto che mi piaceva che diciamo un'opera italiana dove io diciamo utilizzo anche a volte un linguaggio abbastanza complesso potesse però traslare lo stesso pensiero che poteva essere diciamo utilizzato anche da un'altra cultura. Io lavorando anche come traduttrice mi rendo conto che spesso le parole delle varie lingue sono diverse, alcune sono intraducibili, come appunto è Komorebi, se non utilizzando tante parole, no? Quasi una frase molto più ampia. Questo ci fa comprendere che a livello di linguaggio le culture sono diverse, ma a livello di emozioni, di sensazioni, in realtà siamo tutti uguali, seppure esprimiamo il nostro essere attraverso canali comunicativi differenti. Quindi il bello Perfetto. era poter unire una
diciamo, una versione profonda, metafisica della visione della vita con una parola, un linguaggio che fosse differente e allo stesso tempo comunque uguale e comprensibile al di là dei piani, diciamo, più immediati del linguaggio. Complimenti. Miki. Allora, il mio titolo deriva da, ovviamente, Senza Rara, perché tutti noi siamo Senza Rara indifferentemente. Quindi ho racchiuso tutto l'insieme dell'universo come Senza Rara. E nello stesso tempo il disegno me l'ha fatto una carissima amica, molto brava, che anche lei le piacciono i manga, e gli ho detto: guarda, perché non fare io da grande il mio fanciullesco del mio ego, proprio per raccontare come noi adulti possiamo parlare al nostro bambino, essere comunque buoni e farlo uscire tutti i giorni cercando quella positività che i bambini, come noi eravamo e ridevamo sempre, eravamo allegri per il nulla. Quindi nasce da quello. E la cosa che l'ho voluto verticale e non orizzontale, proprio perché io dico sempre: tocco con una mano il cielo e con l'altra tocco per terra. Quindi verticale proprio perché riesco a toccare un attimo con il cielo i miei sogni e per terra, allo stesso tempo, riesco a avere la concretezza. Perfetto. Andrea. Ok, io vi faccio allora quest'altra domanda, proprio volevo chiedervi dove si può acquistare il vostro libro e dove possono trovare voi se qualcuno vi volesse contattare anche di persona. Ok, allora, fisicamente il mio libro è disponibile presso la libreria Libri ed Eventi di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Online è disponibile sui principali portali di editoria e di vendita di libri. Adesso, insomma, senza citare i nomi più noti per non far pubblicità a nessuno, però comunque basta digitare su Google Comorebbi con la K, riflessi, luce e consapevolezza, e si trova immediatamente in vari siti. Chi volesse, insomma, seguirmi o avere maggiori informazioni sulla mia opera, mi può seguire su Facebook, mi trova come Ilenia Vesperini, o anche Instagram, sempre Ilenia Vesperini. Bravo. Grazie, Ilenia. Grazie. A me basta che cliccano Minini Michela o Miki Minini, dipende, sopra internet trovano tutte le informazioni dove trovarmi, in più tutti i libri dove prenderli. Io, se ve ne faccio esempio, come diceva lei, in tutte le case più grandi, senza fare pubblicità, e nello stesso tempo lì la faccio perché proprio fisici, se uno va a Lubic di Mondovì, ce l'hanno già in casa, ne hanno parecchi, e se qualcuno è nella zona Piemonte, là ci sono, perché so che ne hanno acquistati parecchi. E vi dirò di più, anche nelle piccole fornitori si trovano. Quindi anche in montagna tu trovi il famoso, mettila così, il tabacchino, che comunque tiene anche i libri, eccetera, basta cliccare e dirgli il nome e mi trovano. Bene, okay. Ilenia, progetti futuri? Allora, progetti futuri sicuramente... sicuramente, diciamo, ci ho messo 30 anni per scrivere questo, quindi sicuramente è sempre relativo. Comunque l'idea sarebbe quella di scrivere e di pubblicare un altro libro di poesie. Io al momento ho già scritto 35 componimenti, quindi conto più o meno, insomma, di raggiungere il numero di Comorebbi, quindi di farne sempre una settantina. Poi a latere ho scritto anche dei racconti brevi, però diciamo non ho raggiunto un numero tale per cui ritengo, insomma, che sia giunto il momento di pubblicare. Però diciamo che, come un po' letto dalle ultime parole, insomma, della prefazione, scrivere è per me vitale. Adesso nello specifico si parla di poesie, ma in generale è una forma comunicativa che ho sempre sentito molto mia, sin da quando ero piccola, insomma, quindi anche a scuola. E la trovo una forma di espressione che permette anche a chi legge di avere una sorta di rapporto intimissimo con se stessi, con le proprie emozioni. Spesso, dialogando a voce, siamo un po' distratti, no? Anche
dal senso della voce, della vista dell'altra persona. In realtà invece quando si legge, quindi senza avere altri sensi che ci disturbano, siamo un po' con noi stessi in un mondo interiore che ci permette anche di raggiungere un io metafisico molto più vicino, insomma, a qualcosa di quasi spirituale. Quindi l'ideale per me è mantenere questa forma comunicativa anche di scrittura e chissà, magari con altri progetti, non solamente libri di poesie, ma anche di narrativa. Complimenti. Miki. Allora, i miei progetti futuri sono tanti, ho in programma, se buon Dio vorrà, di farne altri 45 libri che ho già nel cassetto, solo ogni anno farne uscire uno. Dopodiché, vabbè, come dicevo prima, c'è il premio Strega e poi c'è il Sanremo, il Write Sanremo, se passa per caso il testo delle poesie, e poi ovviamente mi sto addentrando anche in altri settori del tipo poesia, ok, ma gialli, rosa, fantasy, libri per i bambini e così via, che mi piacciono anche molto, quindi tutto quello che ne concerne della scrittura, quindi fare il più possibile per lasciare qualcosa. Complimenti anche a te. Andrea, finalmente siamo alla conta. Esatto. Allora, andiamo a vedere chi ha vinto, però partiamo all'inizio dai saluti che sono arrivati nel seguente ordine di Alessandro Buscemi, che lo salutiamo, Isabella Galeotti, poi subito sotto abbiamo Adele che scrive buona presentazione, buona serata a tutti, fai complimenti a voi, Anna Valente, poi che ci saluta a tutti quanti noi, ci auguriamo in bocca al lupo alle concorrenti. Grazie, crepi il lupo, anzi, viva il lupo, viva il lupo. Viva Lupo, Ile! Viva il lupo. Eh sì, poi abbiamo Giovanna Di Stefano, Matteo Bondini che saluta tutti e scrive a Cristina che sei mitica, abbiamo Jack Valdiello che ci saluta pure lui, Sofia Ruta che scrive buonasera e complimenti a tutti, i minuti mettono ansia ma le parole con le quali vi presentate la levano, belle e calmanti, e qui c'è il via al voto. Quindi Cristina prendi carta e penna e iniziamo a mettere i voti. Ricordiamo che Elena parte da 3 punti e Ilenia, sì, Sì, Elena da 3 e Michela da 2. E Ilenia abbiamo da adesso. 3 punti e Michela da 2, ok, da aggiungere alla Esatto. fine. Esatto. Subito primo qui abbiamo che Giuseppina Tesauro scrive buonasera a tutti, ben trovati, quindi non è nessun voto. Poi abbiamo subito sotto Ilaria Ferraro che saluta tutti. Abbiamo Anna Valente che vota Michele Minini, quindi un voto per Michela. Ok. Poi abbiamo Marina Nagiuni che vota Michela Minini. Ok. Poi Giuseppina Tesauro uguale Michela Minini. Sì. Quello successivo sotto Adele Muscato che vota Michela Minini. Sì. Poi Isabella Galotti, Michela Minini. Sì. Giovanni Stefano che ha scritto voto Michi Minini, però questo, come diciamo, non va bene perché è scritto per intero solo nome e cognome. Hai fatto l'unplan, Quindi questo Michela. è Perché? Quindi Non è questo nulla. anonimo. Ma no, Stessa cosa, Ile, questo di non è Jack Valdiello che ha scritto anonimo. su Ilenia non va bene perché non ha scritto il cognome. Male, male, Jack. No, ci teniamo a dirlo a tutti quanti per precisazione, lo diciamo sempre, bisogna mettere nome e cognome, altrimenti i voti non sono validi purtroppo. Abbiamo Marina Nagiuni che scrive buonasera a tutti, complimenti alle autrici e a tutti voi per ciò che fate a favore degli scrittori, quindi salutiamo anche Marinella. Poi Grazie Marinella. abbiamo Grazie Sofia Ruta che vota Ilenia Vesperini, questo è Sofia. giusto. E poi abbiamo lo stop al voto. Allora direi che il verdetto è inequivocabile. Sì, adesso vediamo con quanti voti ha vinto Michela, vediamo con quanti voti ha vinto Michela e poi ovviamente anche tu, Ilenia. E nel frattempo facciamo presente ovviamente, anche se ormai già lo sappiamo tutti quanti, tanto il tempo che conteggia, comunque chi vincerà tornerà il 3 di marzo del 2025 e si sfiderà con Mirko Micheletti. Allora, il verdetto è Ilenia con i 4 punti e Michela con 7 punti. Posso aggiungerci però il mio?
A lei. No, non si può. No. Complimenti. Io te lo do però. Virtuale, io te lo Congratulazioni. do. Vabbè, anche io ti do il mio, quindi siamo pari. Se volete darvi il vostro vicino, tanto alla fine la distanza rimane sempre quella, è ininfluente. Anche che incrementate di uno, però vince sempre Michela. Andrea, però Elena, non ti preoccupare, perché alla fine, diciamo, in ogni girone, quella, la persona che non passerà il turno, quella che ha più voti, in automatico rientrerà in gara. Quindi mai dire mai. non ti Potresti preoccupare. ritornare in gara pure. Ok, vabbè. Dopo si vedrà, tanto quando metterò poi più tardi diciamo, il tabellone tutti in croci, poi man mano che verranno avanti le puntate, tutto quanto sarà tutto più chiaro. Ok, ottimo, ottimo. Ok, Grande abbiamo un Michele. commento da Angelo Iannello che scrive: buon divertimento a tutti, che vinca il migliore. La puntata per Angelo è già finita e lo ricordiamo pure Angelo, prossimamente sarà anche lui in gara. E Ok. quindi la puntata si può dire ormai conclusa qua. Quindi salutiamo ovviamente i nostri ospiti, anzi li ringraziamo per essersi messi in gioco e aver gareggiato qua, Ilenia e Michela. Salutiamo Grazie, grazie. tutto il pubblico, ovviamente a Milena e a Cristina e tutto il pubblico pure che ci seguirà in replica come sempre. Grazie a tutti. Ciao. Lascio salutare anche Milena, anche voi se volete salutare pure, vi lascio la parola a tutte e quattro voi, tanto abbiamo ancora un po' di minuti, quindi. Io vorrei fare i complimenti sia a Elena che a Miki, due ragazze che hanno tanto da raccontare, quindi proseguite su questa scia. Complimenti e un saluto a Cristina e a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Grazie, saluto anch'io a tutti chi ci ha visto in questa trasmissione. Ringrazio Ilenia e Michela, bravissime tutte e due, interessanti i vostri libri e ci vediamo alla prossima. Grazie, Grazie, Volete grazie a voi. salutare pure Michele e Elena? Sì, grazie a voi per averci ospitato, è stato un piacere, comunque uno spazio dedicato a noi, grazie per il vostro tempo e a tutti quelli che ci hanno seguito questa sera e spero insomma che mantengano sempre alta l'amore e la passione per la letteratura e il bello. Io ringrazio tutti voi, gli spettatori, i nostri amici che ci seguono sempre. Ringrazio te, Elenio, sei stata magnifica. Ovviamente i nostri amici sopra, i conduttori che sono la mia famiglia ormai, e tutti quelli che ci ascoltano. Veramente grazie di cuore e tanto amore a tutti, veramente fatelo perché rigenera il cuore. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti, alla Ciao. prossima. Buona serata.